E live, buonasera amici. Ciao, benvenuti in questa live un po' improvvisata. Nel senso che stasera volevo far uscire il video su FTX, ma il video su FTX non è pronto, purtroppo, perché è veramente un colosso. Nel frattempo, sentite i trappani alle mie spalle. Insomma, continuano a lavorare a quest'ora di pomeriggio, come sempre. Quindi il video non è pronto. E quindi, che ho fatto? Ho deciso di fare una eh, volevo fare una live registrata come quelle che ogni tanto faccio che poi carico e basta. In realtà ho detto tanto che ci siamo, buttiamola, buttiamola direttamente eh, buttiamo direttamente veramente la live, saremo in pochi, ma almeno, come dire, ci giochiamo insieme. Mi sono dato un tempo massimo di mezz'ora, se riesco anche di meno perché comunque ho veramente una sportellata di cose da fare infinita e soprattutto perché voglio finire il video su FTX, così finalmente non dovrò più prometterlo per altri 52 mesi. Benvenuti a tutti, so che siamo un po' pochi, ma è normale che sia così? Iniziamo dalla situazione attuale. Situazione odierna che è molto interessante perché siamo veramente eh, a, livello, a livello di Bitcoin in una situazione, eh, direi, ora particolarmente positiva: cioè, siamo a uh, un limite dell'intervallo di, di cui abbiamo parlato spesso nelle, nelle ultime settimane. Vediamo infatti che oggi eh, qua siamo in BTC euro ma tanto BTC euro dollaro in questo momento è più o meno la stessa cosa siamo più o meno sui eh, 22.000 dollari 22.000 euro e oggi abbiamo avuto, avuto, avuto un picco anche a 22.700 eh, abbiamo una forte resistenza all'incirca sui 23-24 ok quindi è chiaramente un livello da tenere molto sott'occhio se eh, andiamo bene su quel livello siamo eh, in un ottimo siamo a ottimo punto chiaramente non scordiamoci che Diciamo, vediamo che eh, comunque possiamo sempre chiamarlo uh, periodo di, la di lateralizzazione, cioè non è un momento in cui abbiamo staccato alla grande tutto quello che c'era prima, stiamo solamente crescendo un pochino di più rispetto a prima, rispetto alla settimana scorsa. Anzi, vediamo proprio a livello uh, di settimana come siamo messi. Ok, siamo. Nella terza candela verde consecutiva in questo momento. Anche se attenzione, questa settimana è chiaramente appena iniziata, quindi dobbiamo verificare un attimo come, come andrà avanti la settimana scorsa, sostanzialmente si è chiusa con un sostanziale pareggio del, della, delle contrattazioni. Eh, la cosa veramente positiva è che sembra, come dire, di aver trovato una sorta di appoggio sul quale dire Ok. Bom, ci, siamo, ci siamo, abbiamo combattuto fino a qua, siamo scesi fino a qua. Ora ci fermiamo un attimo, ci riposiamo e da qui possiamo ripartire. In realtà. Come vi dico sempre, attenzione, attenzione, potrebbe essere anche eh, una cosa totalmente momentanea. Anzi, io in questo momento la prendo come una cosa totalmente momentanea finché non supera questa resistenza abbastanza importante dei 23-24 mila. Perché? Perché ci sono di mezzo comunque tutte le altre questioni di cui già abbiamo parlato negli scorsi giorni. Quindi relativa a Celsius, a, a Triarose Capital, a BT Gox, a, a MT Gox. Non mi viene mai veramente è una parola che non, non ricordo mai. Quindi attenzione, attenzione a dire sì, è bellissimo il momento, sono super bullish. Cioè bullish nel long term. Eh, nel breve, onestamente, io starei un attimo più attento. Questa è un po' la, la mia analisi così un po' al volo di quello che sta succedendo adesso. Andiamo avanti. Già che parliamo di Triaros Capital. Il cofondatore eh, Zu Su richiede: eh, come dire, si è fatto qu quasi come se fosse parte civile nel processo che vede, indacato, eh, che vede il fallimento dei Triaros Capital ed è andato a richiedere. 5 milioni di dollari quindi sostanzialmente dice io eh, come eh, sono stato sono stato parte danneggiata all'interno di questo maxi di questa maxi situazione eh, per cui Triarios Capital è indagata per cui anche io voglio la mia parte non solo perché lui chiede 5 milioni di dollari e poi risultano esserci anche 3 AC Limited ovvero il gestore degli investimenti del fondo che richiedono anche loro un rimborso di 25 milioni. Chiaramente questo fondo, come capite, è sempre riconducibile a Zusu. Tra, gli altri, tra le altre aziende che richiede, richiedono un, uh, come si dice, un uh, credito ci sono anche Algorand, Celsius Network, CoinList, Galaxy Digital, BlockFi e Bitcoin, tutte uh, aziende insomma, che conosciamo e che sappiamo essere uh, abbastanza implicate nella situazione. Con, un, uh, un, una richiesta attualmente di 2,8 miliardi, ma che potrebbe aumentare anche di molto col secondo round di richieste. Dunque, andiamo un attimo in chat. Ciao Bernardo, per i rune su Exchange si convertono da soli da BEP2 a nativi? Grazie alla risposta. Dunque, uh, RELD87, per quanto riguarda Binance, ti direi di sì. Uh, anche se io ho chiesto ufficialmente alla community, non ho avuto risposta. Ho chiesto anche alla community di FTX, non ho avuto risposta. Però, per quanto riguarda uh, Binance, effettivamente l'unica rete attualmente supportata è quella, di di quella della torchain. Quindi, tu se vuoi portare via i tuoi rune, li porti via sulla torchain, li metti sul tuo ledger e sono su rete nativa, ok? Quindi suppongo che Binance abbia già fatto questo cambio. Per quanto riguarda invece FTX, se vai a, um, a, a, a prelevare i tuoi rune. Sono su rete BEP 2, quindi mi viene da pensare che loro non stiano facendo il cambio. A questo punto è doveroso fare il cambio in autonomia, cioè prendere i rune, portarli fuori eh, sul proprio ledger eh, o su, su quello che volete, insomma, su in particolare direi il ledger e andarli a, eh, a convertire in rune nativi per essere sicuri. Purtroppo non eh, ho chiesto appunto alla community eh, italiana di FTX, internazionale di FTX, ho mandato una richiesta FTX. Sembra che nessuno voglia rispondere a questa richiesta e infatti mi, fa, mi dispiace un po' perché comunque eh, di solito sono molto solerti nel, nel, nel dare supporto, nel dare risposte, invece in questo caso sembra che eh, come dire, non ci sia, non ci sia non un articolo che ne parli, si parla solo del, del, del fatto che Rune qualche settimana fa ha smesso di sopportare la, la, rete, ehm, la, la rete Ethereum se non sbaglio, ora non mi ricordo cosa. Però del Kill Switch in particolare non si parla. Ciao Bernardo, vado al sodo. Metal Swap, eh, ottima domanda, ottima domanda, 5 the Doctor 5. Ne parliamo fra un attimo, in realtà non è in programma di parlarne oggi, anche perché penso che ne parleranno meglio i ragazzi del, del team di Metal Swap direttamente. Il video di Pool parla chiaro e non tanto per quello che dice ma per quanto sia imbarazzante ciò che non dicono i cosiddetti create, creatori, due youtuber e un certo fichissimo Umberto. A distanza di un anno parlano solo del token e se provi a fare domande sul loro canale Telegram ti cancellano i messaggi con tutto il rispetto ma non è l'ora di rendersi conto che il 90%, 99% è stato un truffolone. Uh, Five the Doctor 5 Ne parliamo dopo In realtà non so se ne parliamo all'interno di questa live Perché non è, non è argomento di questa live uh, Però possiamo farci anche un passaggio velocemente Non è, non è, non è un problema E eh, ti dico la mia posizione senza, senza, senza alcuna remora Ok? Allora andiamo un attimo avanti Abbiamo un bellissimo progetto di Polygon uh, Polygon ha fatto sapere oggi In realtà dice fra tre giorni Ma sostanzialmente penso che sia fra due giorni In cui si dice che Ehm, eh, ringraziano moltissimo la community di Ethereum, chiaramente Polygon sapete che è venuto fuori eh, è abbastanza evidente come eh, diciamo come un non un fork ma come una derivazione di Ethereum eh, e poi ha preso una sua, una sua vita, ma in questo momento dice Polygon vogliamo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per noi, quindi diciamo che in base a questo tweet, in base dicono la, la novità più importante la rivelazione più importante di, tu, di tutto il 2022 fino adesso, poi magari ce ne saranno delle altre ancora più importanti in 3 day, days eh, da Daremo il, il, quello, vi diremo quello che abbiamo fatto. Diciamo che da questo e da altri tweet si può pensare che stiano sviluppando un layer 2 per Ethereum. Questo viene da pensare già. Ethereum in realtà è un misto: non è un layer 2, eh, Polygon non è un layer 2 di Ethereum, però in qualche modo mh, sembra che lo sia. Ok, ha cioè delle caratteristiche eh, un po' ibride. Creare un layer 2 eh, buono, interessante per Ethereum sarebbe secondo me un colpo da maestri e già ne abbiamo parlato nei giorni scorsi che eh, Polygon è una chain molto molto interessante che... Ehm, sta dando prova di essere molto seria, molto matura. Se vanno anche a sviluppare un, um, un optimistic roll-ups, uno zero knowledge roll up per quanto riguarda Ethereum. Secondo me, veramente spaccano, fanno il botto alla grande. Quindi aspettiamo la novità, vediamo cos'è e poi chiaramente ne parliamo. Sono molto molto contento per loro. e Più vado avanti, più mi sento mi sento come dire partecipe dello sviluppo di Polygon. Infatti, nel corso del tempo poi voglio, voglio approfondirlo anche di più. Qualcuno già la scorsa volta mi diceva perché non fai un video specifico su Polygon per spiegarlo, ci sta ci sto sempre più pensando nel caso però andiamo a settembre perché voglio fare una roba fatta bene, non voglio abbozzare una roba estiva che poi non, non viene fuori a modo ok, male che vada ad agosto ma mh, la vedo un po' dura per, per tante altre cose che ci sono, andiamo avanti Coinbase ha provato come cripo, uh, crypto asset in Italia, quindi effettivamente ehm, l'OAM l'ha registrato come all'interno del registro degli organismi agenti mediatori, eh, quindi è un operatore effettivamente, di, uh, operatore di valute virtuali può operare in Italia regolarmente, quindi può rego uh, operare sul territorio italiano, un concetto leggermente diverso quindi Coinbase entra a far parte insomma della lista altre persone nei giorni scorsi mi hanno chiesto ma Crypto.com e FTX che fine hanno fatto? perché non sono registrati all'OAM e tutto quanto? buonissima domanda, buonissima domanda non so darvi una risposta adesso quindi sarà sicuramente mia premura capire FTX e Crypto.com che cavolo stanno facendo perché per esempio anche eh, Binance se no, sì, Binance è stato registrato infatti hanno aperto anche Binance Italian Mh, mi pare che l'iter da quel punto di vista sia andato via più tranquillo non capisco effettivamente perché Crypto.com o FTX non abbiano ancora fatto questo tipo di, non abbiano avuto ancora questo tipo di autorizzazione. Ma sarà mia premura, ve lo ripeto, avere, avere il quadro più chiaro per le prossime volte. Proprio una di quelle questioni che, eh, a cui, su cui non avevo messo l'occhio, quindi sicuramente andremo a indagare. Bitcoin, Fury and Grid Index, siamo sui 20, incredibile, dopo aver passato settimane tra 5, 4, 3, 2, 1, meno 25 così, siamo finalmente sui 20, che è bassissimo. Però in qualche modo misura una risposta un pochino più, um, più interessata. Più, um, uh, come dire. Una, con un outlook leggermente migliore per, per quanto riguarda Bitcoin e chiaramente tutto il, il mondo il cripto, ok? perché sappiamo bene che Bitcoin poi fa un po' il bello e il cattivo tempo rispetto a tutto quanto, quindi è molto molto importante eh, che questo indice ehm, che questo indice vada verso, vada verso il, il vada verso il verde, è sempre la cosa migliore, dopodiché in realtà quando è verso l'arancione è il momento in cui si possono fare ottimi, ottimi affari, chiaramente, con sempre con attenzione, sempre con la capacità di, ehm, di calcolare il rischio, perché non vuol dire che se l'indice è a 6, allora Bitcoin non possa scendere più, più in basso. Eh, okay? Però, anche questa volta devo dire che ehm, rispetto a questa, almeno questa ondata, ehm, a questa ondata che c'è stata, di, di ribasso, di Bitcoin, sicuramente il eh, minimo del Fear and Grid Index è ha, ha combaciato col minimo di Bitcoin, per ora. Quindi è interessante anche questa, questo, questa situazione. Vedremo poi, magari scende a 13.000 e il Fear and Grid Index deve andare a, appunto a meno, a meno No, non va in negativo, però per dire, insomma, per, fare, eh, per farvi capire che se fosse proporzionale, chiaramente dovrebbe andare in negativo ecco, rispetto a quello che stavo dicendo. Bene, andiamo oltre, non incartiamoci oltre con la questione del Fioring Grid Index. Uh, Binance ha ricevuto una multa dal, um, dal, uh, dal, dal legislatore olandese Per aver operato senza uh, registrazione Diciamo, direi, se ho letto un po' velocemente l'articolo Ma sostanzialmente all'OAM Che si chiama uh, DN DNB uh, DC um, It's bank which is known as very long. Uh, sì, dovrebbe essere il DNB, comunque non mi ricordo se è esattamente questo. Comunque dovrebbe essere l'OAM eh, olandese, sostanzialmente. In Olanda sono un pochino più stringenti su varie su varie norme, non solo sono più stringenti ma appunto commissionano multe abbastanza rapidamente, quindi sono ehm, insomma, sono, sono è, è ottima questa cosa, sicuramente è una legislazione un pochino più rapida di quella, di quella italiana in questo caso hai detto, non hai, hai operato senza licenza, Boom, 3 milioni e mezzo di multe che poi per Binance è tipo equivalente a quei 2 o 3 minuti di trading fatto bene nei momenti migliori, insomma giusto per dire, eh, giusto per dire quali sono poi le, le, i guadagni di, che può fare un operatore come Binance dunque, altra domanda, ma adesso acquistando rune sui fdx e Simili, sono i considerati su Chain nativa, giusto? Non c'è da scambiare. Chiedo perché in prima battuta non era chiara la cosa, sebbene di solito le piattaforme di quel tipo facciano tutto in automatico, non riesco mai a seguirti in diretta, quindi ne approfitto. Spero di essere troppo irrompito No, Five the Doctor, sono molto contento che infatti non, ha, non ti avevo mai letto. Di solito in qualche modo mi ricordo qualche nickname. Non, non ricordo del, del tuo nickname, ma sono molto contento. Dunque, per quanto riguarda eh, Tor Swap, andiamo subito a vederlo. Abbiamo. Che se tu vuoi acquistare rune in questo momento, è molto semplice capirlo, puoi acquistarli solo su rete nativa. Perché se scrivi rune, come vedi, sono attivi, sono su rete nativa. X rune sono eh, degli altri, non sono rune, ok, banalmente. Quindi eh, X rune è ancora tradabile su rete ERC20 e credo che sarà lasciato ru eh, X rune su rete ERC20. Però per quanto riguarda rune su rete nativa, su eh, rune è presente solo su rete nativa. Quindi hanno, hanno tolto rune su rete BEP20. Eh, allora uno può dire ok ma se ce l'ho su rete BEP2 Bep scusate non BEP20 BEP2 come faccio a cambiarli in, in rule nativi guarda c'è cioè proprio Um, C'è proprio questo qua: Bep2 Bep erc 20 rune. Kill switch is coming. Basta andare su questo link, quindi slash eh, upgrade. Grazie a questa maschera, vedete che a questo punto è possibile cambiare rune su Bep2 o rune erc 20 e portarle effettivamente su rete nativa. Quindi è la, è la cosa migliore di tutte. Se eh, dovessi avere questo tipo di problema, se eh, appunto FTX ora io cerco di informarmi meglio, ma domani inizia il kill switch. Se, sì, 19 luglio. Domani inizia il kill Switch. Purtroppo, se non danno, non danno eh, ulteriori notizie, io la cosa che, mi fare, che farei se fossi su, ITDX, su FTX per tutelarmi è quella di. Banalmente portarli fuori da FTX, li porto su lo swap, li converto in Rune nativi e sono sicuro che sono Rune nativi. Purtroppo non ho, non ho altra alternativa. Anche perché se FTX ad ora supporta solo rete bep 2, su rete BEP 2 non si possono mettere i rune nativi. Insomma, è molto semplice la questione. Ciao, Bernard, mi ricordo che dovrà uscire un video su FTX. Verissimo, doveva uscire stasera. Ci ho provato. Eh, sono stato nel weekend non benissimo, cioè proprio un po' spallato. Insomma, è il periodo giusto di essere un po', un po giù. Eh, non ho il covid, sicuramente. <ride> Confermo che non ho il covid, però eh, un po' spallato, sì. E, e quindi sostanzialmente sto, lo sto realizzando per domani. Dovrebbe essere pronto, anche per questo ho deciso di fare questa diretta un po' fast per darvi comunque qualche update e non aspettare poi che domani c'è il video, non aspettare mercoledì. Anche perché appunto, mi, eh, come vi avevo detto, voglio fare un po' più di dirette lampo, meno. meno... Strutturate ma dal punto di vista semplicemente delle notizie, ma più veloci, quindi multa a Binance. Andiamo avanti con il marketplace. NFT: vedete i volumi di scambio in questo momento sono veramente molto più bassi rispetto ai momenti di, eh, ai momenti di, di gennaio, febbraio. Insomma, c'è cioè, stato sostanzialmente è stato un calo abbastanza lineare nel corso del tempo. In questo momento, vuoi che siamo in estate, ragazzi. In estate. Tutto va di meno, ma cioè c'è poco da fare, tutto va di meno, YouTube va di meno, ma perché la gente, almeno diciamo il pubblico italiano? Ma in generale poi è stata a voler anche una ricerca tal riguardo. Perché dicevo: Vabbè, il pubblico italiano in estate, cioè in estate italiana. A, a come dire al mare, a... in realtà ho visto che è un atteggiamento. È chiaro che se poi vai al Polo Nord, al Polo Sud, a parte il cambiamento climatico, al Polo Nord e al Polo Sud, beh, come dire, avranno. Ehm, ci hanno altre temperature, non sono legate alle temperature europee, no? Però sicuramente stiamo parlando di. Eh, di, come dire, di, di qualcosa a livello proprio di temperature di eh, andamento che influenza molto il mercato europeo, ok? Che comunque è un notevole mercato eh, e in parte, visto che siamo comunque alle stesse latitu latitudini, latitudini, dovremmo essere lo longitudini, non mi ricordo mai sta roba, più o meno interessa anche il mercato americano, ok? Comunque sia, l'estate di Riffo di Raffa non si sa perché alla fine, cioè si sa perché ci sono degli studi, alla fine ha sempre meno mercati, meno interesse, eh, meno tante cose. Quindi noi la prendiamo per vera questa cosa e vediamo poi come, come va. Sicuramente il fatto è anche che siamo all'interno di una, eh, una situazione molto molto bearish e quindi diciamo questo non, eh, non depone assolutamente a favore poi dei volumi degli NFT. Li guardo perché in realtà forti del report di A16Z, che è quel report che abbiamo fatto vedere. Tempo fa, vediamo se riesco a recuperare il volo. Eh, effettivamente c'è un grandissimo interesse da parte di, di tanti venture capital, da parte di tante, ehm, di tante aziende nei confronti di startup. Eccolo qua che propongono valore sul web 3 o in ambito metaverso. Che vi ricordo, non è esattamente la stessa cosa, ma sicuramente eh, sono cose che si, si attraggono molto. Ok, sono cose che. Ehm, verosimilmente nel futuro viaggeranno su blockchain perché è più veloce ehm, è meno controllabile, è molto più worldwide eh, e quindi insomma tutto questo sembra, sembra funzionare molto bene eccoci qua, io vi rinvito ad andare a vedere quel video insomma poi ve lo rilinco magari nel link nella, nella descrizione qui sotto però molto molto interessante, vedo molto interesse nonostante i volumi appunto, vi dicevo sono, vediamo se riesco a beccarli di no, ho chiuso tutto, nonostante i volumi Relativi eh, agli NFT, agli NFT agli del gaming, ma in generale sono molto più bassi, ma molto, molto più bassi. Eh, in realtà l'interesse è sostanzialmente rimasto lo stesso da parte di aziende che vogliono entrare nel settore e vogliono investire un sacco di soldi. Questo è effettivamente molto interessante. Passiamo allora a qualche domanda. Uh, ciao Fernando, se non sbaglio anche crypto.com non è scritta all'OM. Sì, sì, l'ho detto prima il Pablo. Uh, crypto.com non è scritta all'OM. Uh, FTX pure sono secondo me le due big che mancano. Quindi vedremo. Vedremo, vedremo subito. Uh, più questa diretta la carico Sì, sì, ragazzi, carico sempre le dirette, Toro. Non ti preoccupare. Uh, tutto quello che manca lo ritrovi su Twitch subito oppure su YouTube dopo un quarto d'ora di solito. Okay? Quindi non ti preoccupare. Andiamo avanti. Notizie in ambito um, Kronos, secondo me, molto interessanti. Lo sapete che è una, un, un progetto, quello di crypto.com, in generale, che mi interessa molto perché è una buona porta d'ingresso. Ma poi la porta di uscita, oppure la seconda porta d'ingresso è proprio la Cronos Chain. Uh, è stato avviato il Cronos Bridge. Che è quello che permetterà di portare sostanzialmente di collegare e attualmente? Permette, anzi, ve lo faccio vedere per come è adesso, e poi vediamo appunto la versione. Dunque, Kronos Bridge, eccolo qua. In questo momento, come vedete, permette di portare da crypto.org a Kronos Chain. Ok, e siamo in mainnet. Se andiamo in testnet, vedete che è apparso Ethereum quindi ha eh, iniziato la fase di test per quanto riguarda la possibilità di trasformare. Ehm, di, di portare eh, token coin da eh, Ethereum a Kronos, quindi molto molto interessante eh, per drenare liquidità, capite bene che un, eh, un, ehm, un bridge del genere serve proprio per dire OK, Ethereum ha un sacco di liquidità, cioè, se noi andiamo a vedere Ethereum, quanta liquidità ha eh, a livello di a livello eh, a parte la liquidità, la, 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 il TVL è piuttosto aumentato. L'ultima volta che abbiamo fatto una diretta tre giorni fa era. Eh, 75 billion, ora 83, insomma una una crescita non indifferente. Se noi andiamo a vedere eh, all'interno delle chains, qual è la, la chain che ha più <coughs> TVL, chiaramente vedete che è Ethereum, che in questo momento ha 52 billion, ok? Eh, abbiamo Cronos, che è a 1.26, e cosa fa? Col bridge l'obiettivo è quello di drenare velocemente liquidità da Ethereum, in particolare da Ethereum, ma in generale rendere più semplice il drenaggio della liquidità dalle altre chain, ok? Quindi eh, avere in testnet questa... Um, questa funzione è molto interessante, chiaramente poi quando passerà in mainnet sarà ancora più interessante perché sarà effettivamente utilizzabile con token reali. Ricordatevi che in testnet è tutto utilizzabile con token fittizi o più o meno fittizi. Ok? Um, dunque, dunque, dunque. Um, C'è la remota possibilità che i nostri fondi vengano bloccati per gli exchange non iscritti. Guarda Toro, eh, se un exchange non è iscritto viene bloccato per esempio dal, da, dal legislatore italiano, non mi viene il nome, eh, però, e quindi viene oscurato il sito tecnicamente a livello italiano, dopodiché con una VPN eh, o con altri metodi eh, puoi tranquillamente raggiungerlo, ok? Detto questo però l'utilizzo di quel network in realtà a livello italiano è illegale, ok? Quindi è chiaro che puoi raggiungere e trasferire i tuoi fondi, ma in generale eh, è, molto, è molto più complicato e un utente standard dice no vabbè se questo sito è bloccato dalle autorità italiane non mi ci avvicino capisci che comunque diventa eh, diventa come dire un grande blocco per utilizzarlo ok proprio a livello anche, anche solo psicologico per dire dunque a questo punto torniamo sulle nostre notizie quindi eh, Cronos Gravity Bridge sta per eh, lanciare insomma ha lanciato la mainnet aspettiamo poi che eh, rilasci la ha rilasciato la testnet aspettiamo che lasci la mainnet non mi ricordo se c'è una tempistica però vabbè ci interessa poco ok lo vedremo poi quando esce veramente ma penso insomma nel giro di qualche mese l'altra notizia invece interessante è che um, sapete che su andiamo a vederlo mm uh, finance è presente una pool uh, CRO agenzie dogane e monopoli uh, no in realtà ZZ Galix non è agenzia dogane e monopoli è un'altra è la eh, non mi ricordo, la sigla non me la ricordo. Allora, switchiamo un attimo. Andiamo sulla Kronos Chain. Forse non lo vedete questo, perché sto lavorando da, eh, da, da, da MetaMask. Ok, ora siamo collegati. Allora, all'interno qua abbiamo, vediamo se mi ricordo. Abbiamo sicuramente: eh, Ok, abbiamo sicuramente. Ok, stable StableSwap è quello eh, di cui andiamo a parlare fra poco. Se andiamo su Exchange, abbiamo CRO. Ok, e possiamo andarla a cambiare per. BCRO, Bonded CRO, che sarebbe sostanzialmente, senza sostanzialmente, è esattamente quello che viene messo da Argo Finance. Vi ricordate che ne abbiamo parlato, abbiamo fatto anche un video, quindi liquid staking. Si può mettere in, uh, in EARN, quindi all'interno, mi ricordo mai di farm so pulse, dovrebbe essere pulse, però vediamo che tutte le volte lo cambiano, cioè lo cambiano, non mi ricordo, cioè come dire, tutte le volte mi sembrano differenze così trascurabili che, ok, BCRO. CRO. In realtà è all'interno di Farms, quindi. quindi siamo qua dentro e come vedete viene data una PR del 9.26% per depositare BCRO e CRO. Noi questa strategia l'abbiamo vista sostanzialmente all'interno del video, eh, ma nel video l'abbiamo vista con, il, con WWS Finance. Stessa cosa di qua, ma a questo punto MME Finance dice, sentite una cosa, eh, a noi sembra che tutto sommato CRO e BCRO sia un protocollo affidabile, costruito bene, costruito bene, BCRO e CRO sostanzialmente valgono uguale allora cosa facciamo? Lo trasferiamo all'interno di StableSwap, che è un'altra piattaforma sempre del complesso MM Finance, che, vediamo se ci colleghiamo, aspettate un secondo, che permette di fare swap con delle FI più basse. Ok, quindi sostanzialmente lo portano dall'altra dall parte, in un altro, vediamo qua perché non ce lo fa vedere, lo portiamo da quest'altra parte. Perché è più conveniente, eccolo qua. CRO BCRO. A questo punto ehm, si possono effettivamente cambiare. Io in questo portafoglio è quello che ho usato per la, per la registrazione del, del video qualche tempo fa. Quindi posso cambiare BCRO per CRO e la FI dovrebbe essere minore dovrebbe essere minore. Ora non ho i conti sotto mano, ma insomma, eh, 0,04% esattamente. Eh, quindi al posto dello 0,3% che è la, la commissione di swap. <coughs> Pardon, scusate, un po' di gracchietto oggi: che è la commissione di swap <coughs> su, um, su, su su MM Finance Classico. Ora non ce l'ho sott'occhio, non me la dice. Liquidity Provider Fee, ok. 0,17%. La Liquidity Provider Fee, loro l'hanno passato su. Stable Swap, che è quest'altra piattaforma dove la trading fee è di 0,04%. Ok, Quindi più conveniente fare lo scambio tra CRO e BCRO. Allo stesso tempo, qual è l'obiettivo? Acquisire l'equità, quindi rubarla a WWS Finance che invece continua a dare. Se andiamo su WWS e andiamo nella stessa pool, quindi andiamo in Farmers da quest'altra parte, no scusate, in Swap da quest'altra parte, andiamo a mettere CRO. E BCRO OK, e qua il, il tasso di cambio è dello 0,3%. Quindi capite che sostanzialmente l'obiettivo è dire passiamo dallo 0,3% di uno allo 0,17% dell'altro allo 0,04% di stable swap. Quindi questo è un po' l'obiettivo. E chiaramente noi ne siamo molto contenti perché a questo punto. Um, come dire, è, lo 0,04% è una tariffa veramente piuttosto bassa, ok? Quindi si scambiano molto meglio CRO per BCRO. Questo è un po' l'obiettivo. Abbiamo fatto tutto il giro da Argo Finance a WWS a MM Finance a Stable Swap. Chiaramente, chiaramente, come sempre, insomma, eh, valutate, valutate un attimo cosa vi convince di più, state sempre attenti alla fine che poi eh, il, il, quello che viene fuori. Vedete quanto, sono vicine, quanto è vicino tutto quanto? 49.89 te ne dà 49.78, effettivamente è una commissione bassissima. cioè, Vengono considerate proprio alla stregua di due stablecoin che effettivamente sono delle stablecoin, però ho capito che vuol dire dargli tanta fiducia. Vuol dire exchange rate allo 0,99 e il 99,7%. Sì, quindi si leva quel quella trading fee che abbiamo detto più o meno, insomma, più, più un po' di slip, poco slip, insomma. Comunque è molto interessante, molto interessante questa, questa cosa. E a questo punto siamo in zona Cesarini perché siamo quasi a 30 minuti che ho detto che è il massimo. A questo punto 5.5, um, mi dispiace, Metasop non c'entra nella nostra analisi perché sarebbe un video, eh, prenderebbe un bel po' di spazio. Uh, ti dico solamente che la cosa migliore è che io ti potrei rispondere in tanti modi, la cosa migliore è aspettare che il team di Metalshop uh, comunichi quello che deve comunicare. Anche perché ti dico una cosa, ci sono di mezzo delle questioni uh, a mio parere abbastanza pesanti, cioè chi ha accusato, ha accusato in maniera pesante, uh, ha detto che vorrà denunciare, ha detto che sostanzialmente denuncia questa situazione, uh, ha fatto dei nomi e cognomi molto chiari, quindi eh, siccome in tutto questo io in realtà non sono d'accordo con quel video, con quel video che è venuto fuori, si possono fare una serie di analisi. Infatti, nel gruppo, nella chat dei commenti di Telegram, ho dato anche una risposta ehm, e ho detto. Secondo me, quali sono i vari punti da analizzare? Ma non credo che sia la modalità per analizzare. Non credo che questa sia la modalità per entrare in un discorso uh, di in un, in, come dire in un contenzioso um, come dire, attivo con, una, con un obiettivo positivo. Mi sembra che. Quel video abbia solo mh, dato l'occasione per ammazzare tutto quanto, per dire che tutto fa schifo. Um, e, e questo non è, secondo me, il modo con cui si deve discorrere e dibattere. Ok, quindi eh, la cosa migliore è aspettare che il team di Metasop eh, dia un suo comunicato. Io l'altro ieri li ho sollecitati, non appena uscito il video, l'ho visto, li ho sollecitati a dare una risposta. Perché mi sembra la cosa migliore che loro diano la loro risposta, ok? e a quel punto poi avremo modo anche di di parlarne in maniera, in maniera più approfondita quello che ti posso dire è che eh, non condivido eh, quello che la stessa cosa che ho detto all'interno dei commenti di, di, di Telegram non condivido il tipo di video che è stato fatto ehm, condivido che probabilmente la comunicazione di Metalswap dovrebbe essere un pochino più ehm, un pochino più armonizzata ok fatta eh, in maniera me, meno ban e più accoglienza e più ehm, tranquillità nel dibattito quello che, che succede all'interno della community però questo è una cosa che si può sempre cambiare ok eh, quello che ehm, ho percepito è che chi parlasse all'interno di quel video non avesse chiari alcuni concetti da defy ok eh, mia impressione eh, da dopo aver visto quel video non tutto anche perché è piuttosto, piuttosto lungo piuttosto articolato si sente anche male c'è un microfono che si, quindi mh, in alcune parti me le sono balzate perché ehm, soprattutto è stato forse confuso il concetto di Order book col concetto invece delle funzionalità di una pool di DeFi, ecco, secondo me ci sono alcuni concetti che sono stati un po' travisati, okay? dopodiché, come sempre, ci vuole, eh, è molto semplice mh, dare, eh, come dire, smontare un progetto, ma dall'altra parte in realtà ci sono dei personaggi noti da tanti anni nel mondo, nel mondo eh, cripto italiano che non credo proprio avrebbero voglia di. Ehm, diciamolo smerdarsi per, eh, un progetto, per un progetto del genere dove in realtà non stanno nemmeno guadagnando nulla cioè se devi fare un rug pull se devi fuggire con i soldi eh, fuggi quando il, il token vale tanto perché lo vendi subito al mercato e fuggi via venderlo ora cioè ci sono una serie di congruenze che eh, non, non tornano a mio parere insomma questa è, è, quello, è quella la mia, la mia impressione ma ripeto aspettiamo che parli anche il team perché è sicuramente la cosa migliore. Ultima notizia in realtà penultima ma eh, facciamo presto arrivare anche a l'ultima Circle è arrivata a 55.7 billion di valore, ehm, valore del, dell'emesso ok? E, e ha deciso di creare report eh, settimanalmente di tutte le proprie riserve, quindi grande scelta da parte di, eh, di Circle, è la scelta giusta, è la scelta che ci auspichiamo sia anche quella di Tether fra non molto tempo, sicuramente eh, sarà il, il la via con cui, um, comunque è la via in realtà già di tante altre aziende che vogliono emettere stablecoin. Anche per esempio eh, BUSD emette stablecoin esattamente nello stesso, nello stesso metodo, quindi eh, avendo, eh, avendo dollari veri segregati in una cassaforte che poi vengono tokenizzati. ok? La cosa interessante ci dice che Uh, 13.58 billion sono in cash in una banca, uh, e c'è un'altra parte, vediamo. Ah, no, forse abbiamo visto l'altro giorno questa notizia. Però dava proprio: Sì, non era questa notizia, scusatemi, no, 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 eh, eh, sostanzialmente veniva detto quali erano le percentuali eh, di parte detenuta all'interno in cash e di parte in buoni del tesoro. Quindi, sostanzialmente riscattabili in pochissimo tempo. Eh, ora Showing in Cash and Trimont US 3. Ok, sì, perfetto. Ok, eccoci qua. Questa era sostanzialmente la la, la notizia fondamentale di, di Circle. Bene, andiamo oltre ehm, e andiamo verso la fine di questa, di questa live. Metaverso Outer è partito con 4500 partecipanti. Other Side è il metaverso fatto da ehm, Bike, quindi Board Ape Yacht Club, ok? Quelli che ogni circa un mese si fanno scammare da qualcuno. Tuttavia, il, il metaverso è partito, a quanto sembra erano molto divertiti, si sono trovati qua online a fare questa. Questo mega raduno, e poi a un certo punto è arrivato un mega, eh, un mega ape, una mega scimmia che li ha portati tutti, da, tutti via da qualche altra parte. Insomma, credo che sia molto buffo. Vedremo a cosa porterà tutto questo, eh, non lo so, forse a nulla. Anzi, io penso a nulla, ma insomma, lo vedremo solamente vivendo. Amici vi ringrazio del, di avermi fatto compagnia in questa live non live cioè no live perché eravamo insieme l'obiettivo iniziale ve l'ho detto volevo solo registrare un video poi ho detto ma sai che c'è siamo qua mettiamoci live tanto che ci vuole non è, non è che ne muore nessuno bene dai abbiamo superato di poco la mezz'ora questo è l'obiettivo eh, non troppe notizie in mezz'ora di tempo così facciamo prima a parte invece le live più strutturate da un'ora dove invece possiamo affrontare più eh, temi e possiamo anche parlare chattare meglio vi ringrazio amici grazie a Valerio Simium che è entrato, eh, e, e noi ci vediamo, dunque, Five the Doctor, leggo il tuo commento e poi chiudiamo. Ma appunto, sempre che l'abbiano fatto all'inizio. Comunque, se poi guarda tutto il video, quel bull ha un carattere spocchioso e aggressivo, forse troppo. Ma vale quasi sempre la pena ascoltarlo per quel che ho visto in questi mesi. I miei dubbi, pochi dubbi e molte certezze ormai, vengono perché ho ascoltato ciò che dice Sto volando sul fastidio di come lo dice. In ogni caso, grazie sempre. Grazie a te, Five the Doctor Five. Eh, proverò a riascoltarlo. In realtà, ora priorità a chiudere il video su FTX. Poi, poi mi ci rimetto un attimo. Anche nella speranza che comunque il team di Metal Swap eh, faccia o Tiziano. Filippo e quanti altri facciano quanto prima una, una controrisposta che è sicuramente la cosa migliore. Perché la, la cosa migliore, la risposta migliore la possono dare sicuramente loro, anche eh, facendo, eh, facendo come dire, un riassunto di tutto quello che è stato proposto, di tutto quello che è stato detto e delle critiche che vengono fatte, credo che siano i più quelli che possono farlo in maniera più completa. Grazie mille di essere stati qua, noi ci vediamo come sempre in tutto quello che succede, live, video pubblicati, telegram e compagnia. Ciao amici e grazie ancora.